Ma nonostante ciò cercherò di spiegarvi al meglio quanto è successo quel giorno. Allora, vi dico che io, come tutte le donne al mondo, che si conoscono bene fisicamente, sono delle estete, mi vedevo abbastanza gonfia. Ma tendenzialmente il mio corpo col calore si gonfia, quindi io quasi tutti gli anni ad agosto ho dei chili in più. Quindi questo fatto non mi sorprendeva, però era un gonfiore eccessivo. A parte questo, conoscendomi, ho detto vabbè, qui c'è qualcosa che non va a livello ormonale. Quindi mi svegliai alle 7 del mattino e dissi vicino ad Emanuele: Manu, vado a comprare le Dietrevit gocce a Beatrice, che sono delle vitamine che lei prende tutte le mattine, e torno. Sentivo molto molto nervosa ed è capitato che in 2 o 3 giorni non mi potevano fare alcuna domanda perché cominciavo a piangere, come se mi sentissi proprio depressa. In farmacia, comprando le vitamine, dissi: vabbè, ora me lo compro un Clear Blue. Sì, anche un test di gravidanza. Tornai, mi nascosi il test sotto la maglietta e diedi le gocce ad Emanuele perché li trovai svegli. Bea stava prendendo il latte e quindi dissi: vabbè, se gli dico che mi sono comprato il test, dice: Madonna, ma che te lo sei comprato a fa? Tu non stai bene. Quindi, che cosa feci? Andai in bagno da sola. In bagno e feci quello che si doveva fare e aspettavo questa clessidra. Cioè, mi passavano 3.000 idee per la mente, 3.000. Ragazzi, dopo all'incirca 5 minuti di panico, e non vi ho detto la cosa più importante, cioè io stavo andando a fare questo test 5 giorni prima dell'arrivo del ciclo mestruale, quindi molto prima sarebbe dovuto uscire negativo. Comunque, dopo 5 minuti di attesa, all'improvviso esce scritto un A quel punto ero sconfortata, non sapevo cosa fare, cosa pensare, cosa dire, e tantomeno come dirlo ad Emanuele. Quindi venne qui in cucina, lui stava facendo colazione lì, cornetto con la Nutella, non posso mai dimenticarlo, glielo misi tra il cornetto che lui stava riempendo e la tazza di latte, mi venne a stendere sul divano. Non sentivo rumori, non sentivo parole per almeno 10 minuti. Poi, ragazzi, all'inizio è stata un po'. Mi dice che lui mi disse: ma che cos'è Mentre, il termometro? Perché Beatrice c'ha la ma febbre. Alessandra, tu dicessi guarda e svieni e mettessi il Il test di termometro. gravidanza sul tavolo e te ne andasti. E poi. Emanuele non ha parlato più per 15 giorni almeno. Comunque, ragazzi, è stato diverso rispetto alla scoperta di Beatrice perché non era il momento, per adesso siamo felicissime e faremo di tutto per dei bravi genitori anche in questo caso. Vi voglio solamente dire che la domenica Beatrice non mi tocca neanche. Ciao!